Buonasera a tutti, come va? Come state? Tutto bene? Ora 21:12, 22:12, scusate, quasi puntuali, quasi bravissimi. Ormai sapete che lunedì si parla di Serie A, la giornata di campionato sta per terminare. C'è Torino-Bologna e si sta giocando, 1-0 per il Torino per il momento. Ma prima di cominciare, di discutere questa giornata di campionato, ciao Cavendish, buonasera anche a te. Vado a presentare i miei ospiti, vado in ordine, presento l'uomo che il database ormai lo conoscete, ospite fisso il lunedì. L'uomo che decide di scrivermi a qualsiasi ora, parlarmi della Juve, degli aggiornamenti, quant'altro. Do benvenuto e ringrazio a Angelo. Buonasera, caro. Ciao. Grazie Sam, buonasera a te, grazie dell'invito come lunedì sera. Ma in realtà, grazie a te per la disponibilità, che ormai sei ospite costante in questo il lunedì, ormai è il nostro giorno quando ci arrabbiamo. Sì. Grazie a te. Secondo ospite, ormai l'abbiamo visto anche settimana scorsa a dirci la sua, a creare un po' di zizzania. Do benvenuto e ringrazio a uno dei ministri di Daily Mello, uno delle ali del profeta. Do benvenuto e ringrazio ancora Yassir. Buonasera, ciao caro. Buonasera, grazie dell'ospitata e buonasera a tutti. Mi Buonasera, dispiace per buonasera. voi due, mi dispiace per ieri. Adesso ne parleremo, adesso entreremo nel clou di questa giornata di campionato. Terzo ospite, ormai è inutile che ve lo presenti, un grande fan di Allegri, Ma veramente? del suo corto mus... No, sto scherzando. Ma porta. Per una volta, se riesci, porta un fan di Allegri. Non so se esistono ancora, ma se riesci, porta. No, la domanda è, esistono? La Infatti. domanda. Cioè, facciamo la domanda a priori. Do benvenuto e ringrazio direttamente dalla Ciurmaglia. Buonasera, Lord. Ciao, caro. Buonasera, buonasera. Tutto Tutto bene? bene, col nuovo avatar, poi lo si può notare. Ah, che bello. Aspetta, facciamo così. Ma che figo. Sfornato adesso. L'ho sfornato venerdì grazie al mitico Luke 1005. Ah, per curare Beretta, vero? No, 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 sì, la base di mio, però se vai a vedere dietro c'è il simbolo della ciurmaglia e se vedi la cosa, la faccia è quella di Meliodas. sì. Io intanto la lascio qua, che cominciamo subito con la classifica aggiornata. Mi chiedo, subito così per rompere il ghiaccio, il Napoli ha perso con l'Inter e la Lazio, due big. Inciampata, perso un attimo la via del... Si è perso un attimo, secondo voi cos'è stato? Perché due big così... Vabbè, battuta io, battuto il Milan, però... Un azzaro così. Voi cosa ne pensate? Ah, posso partire io un secondo? Vai! Perché io ho visto la partita. In realtà il Napoli ha fatto una buona partita, cioè non è che ha giocato male, sicuramente non è stata negli standard, non so, tipo contro la Juve, contro il Liverpool, ecco, quelli sono stati secondo me i picchi, ma è stata una partita che il Napoli ha giocato molto bene. Poi dall'altra parte, dal mio punto di vista, c'è un allenatore superiore che però non ha la rosa forte come quella del Napoli. Perché ritengo Sarri superiore a Spalletti, ma questo magari è un altro discorso. E quindi anche la Lazio ha fatto una grandissima partita. Io, quando è finita Lazio-Napoli, ho detto che questa è stata la miglior partita giocata quest'anno in campionato. Per qualità tecnica, per tattica, cioè, è stata una partita bellissima da vedere, nonostante il risultato fosse basso, perché si è segnato solo un gol. Sì, 1-0. Secondo me è normale, cioè nel senso, su quante partite in campionato sono 25 più quelle di Champions League, Coppa Italia, cioè perdere contro Ci Inter-Lazio, sta. non dico che è la normalità, ma Ci sta. cioè, non sono state sconfitte cocenti, cioè sono state perse tutte e due 1-0, Sì, neanche in l'altro maniera pesante. un E squadre. soprattutto non impalcano il cammino del Napoli. No. No, Influenti. no. Nel senso che le prime due sconfitte ci possono pure stare, dipende come arrivano, no? Come ha Sì, detto esatto. Yassir. Guarda, forse è stata più brutta quella con l'Inter.
ma quella cosa adesso non... Esatto, quella di Lazio a Napoli poteva finire in qualunque modo, eh. Attenzione, non è che il Napoli ha giocato male e la Lazio ha vinto 1-0 e ne poteva fare 20 la Lazio. Poteva finire in qualunque modo, è stata una partita giocata davvero davvero bene. Ma io ho visto solo Una gli di... highlights, non l'ho Hai presente Juventus Roma? sì, non c'entra un Juventus. cazzo. Fa il contrario. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Soprattutto il primo tempo di Juventus Roma, prendi il Juventus Roma, il primo Roma Juventus, il primo tempo, e immaginati una partita al contrario di come l'hai vista. Io ragazzi, vi Bella, giuro, non spumeggiante, divertente, con tecnica, tattica, tutto quello che pretendi da una che ti piace di una partita di pallone. ma cioè, io vi giuro che adesso piccola, piccola parentesi riguardo Roma-Juve che vorrei affrontare più tardi. Io il primo tempo, ragazzi, stavo per prendere sonno. Vi giuro, a parte l'occasione del cross su Rabiot, che lui praticamente è stato bravo lì a pararlo, a intuire dove era il colpo di testa. Per il resto, ragazzi, cioè, potevo farmi benissimo i cazzi miei, potevo lavarmi la macchina, potevo lavare i piatti, potevo tagliare l'erba, verniciare lo steccato. E tutt'altro che guardarmi il primo tempo. Il secondo stato, ma vabbè, arriviamo dopo. Era meglio guardarsi Dragon Trailer là, con cazzo che era su Italia 1 sabato sera, no, domenica sera, ieri sera che c'era, cioè, non mi ricordo che c'era in televisione, non ricordo. Sabato non ho fatto, no, non ho guardato la televisione, ho giocato. Abbastanza nerdato sabato. Sabato mi sono dedicato al nerdaggio. Non guardo la Adesso non televisione c'è dai niente. tempi del Covid. Ah, vabbè, la partita l'hai visto su Marte. No, adesso c'ho anche. Sto giocando a Horizon. Piccola parentesi, sto giocando a Horizon, quindi ciao. Ma comunque, cosa ne pensate di questo Milan che cade a Firenze? Complimenti alla Fiorentina e italiano o il Un Milan po' Milan l'avevamo pronosticato, te ti ricordi? Lunedì scorso. Un po' l'avevamo pronosticata, sì. Io dissi 3-2, però vabbè, siamo là. Sì, vabbè, 2-1, cioè un gol di scarto, ok. Cioè, io Ma il adesso risultato, paradossalmente, è risultato bugiardo. Cioè, Io so che il Milan non è entrato in campo, cioè, da questo mi hanno detto chi ha visto la partita. Infatti no, ma infatti 2-1 è andata bene. ne parlavo con un mio amico, infatti Cavendish, il ragazzo che prima mi ha salutato, lui è milanista, e finché stavamo giocando eravamo nel party, lui se la guardava e gli chiedo, ma allora come sta andando? E fa, il Milan non c'è. È presente il Milan che ha vinto il campionato l'anno scorso? Ecco, non c'è. Ma guarda, ma poi la Fiorentina, vabbè, ha giocato contro il nulla, Sì. però il problema della Fiorentina è che ogni volta per segnare deve creare 10 occasioni, cioè ogni 10 Esatto. tiri un gol. Poi Sì. ti è andata bene perché cioè il Milan veramente, a parte Giroud, dove Terracciano fa una bella parata, non ha creato occasioni, poi il gol di Theo, basta. Sì, vabbè, ma, cioè, non, sì, ma non è l'episodio che ti cambia la partita, cioè o Ah, veramente infatti. hai quella botta di culo, ma ti capita, è la classica partita alla FIFA, che vai su una volta, fai gol e dopo il resto sbaglia l'altro. Sì. Cioè, però ti capita una partita all'anno, to, forse due, ma proprio due di numero. Ma Una infatti squadra la che vince Fiorentina campionato, sta dietro, cioè sta sì. parecchio dietro. C'è una squadra che vince campionato lo scorso anno con gli stessi giocatori, perché non è cambiato un cazzo, perché gli acquisti che hanno fatto quest'estate sono stati un flop peggio dell'altro. Secondo me ci mette anche del suo l'allenatore, dal mio punto di vista. Alcuni giocatori sono invalutabili per il momento. Sì. Beh, Adli è entrato, ha fatto un cambio gioco che poi da lì scaturisce il gol. Però Adli come lo fai valutare quest'anno? Non puoi. Che Branks? minutaggio quanto? 10 minuti? Sì, 10 minuti. 10 minuti, Forse. tra l'altro, dopo il 2-0, l'ha fatto entrare. Quindi la partita è già finita. L'unico che ha dato fiducia, ma perché è stato costretto, per le circostanze, è stato Tio.
Sì, è stato l'unico a dargli fiducia, ma perché lì era costretto, non aveva più difensori e voleva giocare a tre. Per il resto, colpa, cioè, non si possono valutare. No. Spiace. Zero. Cioè, poi magari sono ottimi giocatori. L'unico sì, come hai detto tu, il difensore, però è stata una cosa di causa di forza maggiore per valutarlo, ci hai dato le possibilità e adesso si è preso il posto, perché sì, cioè, anche contro l'Atalanta in casa, io ho guardato la partita di settimana scorsa, cioè si è messo in tasca Højlund, qui quello lì mostruoso, messo in tasca gli sì, ma anche con il Tottenham in Champions. Non so. Cavendish, infatti, ci ricordo, è come se giocasse la primavera. Forse anche la primavera fa anche meglio. Forse. Ma non so. Icone comunque è troppo, ragazzi. Icone non può più stare alla Fiorentina. Cioè, è troppo, troppo forte. Mamma mia. Sì. Teo Hernandez non ci ha capito un cazzo. L'importante è che ha fatto più 3 a fantacalcio lui e Jovic, questo è l'importante. Ma non parliamo di fantacalcio, stasera è vietato parlare di fantacalcio. Lord, dobbiamo parlare di fantacalcio? No. Ok, perfetto, non parliamo di fantacalcio. No, perché c'è una giornata lì che non so che cazzo succede, c'è un'ansia. Io sto pareggiando 0-0 contro l'ultimo in classifica, poi ho fatto 3-0 grazie all'Oriente Frattesi. Adesso altra piccola parola riguardo fantacalcio. In panchino Vecino. Adesso ditemi voi. Allora, tu in panchina Vecino, io in panchina c'ho Izzo e in panchina c'ho Satriano. Ti dice niente? io c'ho Mkhitaryan invece. E in porta Omeret che ha preso gol. E io in parte ho messo Consigli e non ho messo Ochoa. Ti dice niente pure questo? A posto. Sì. Vogliamo parlare di fantacalcio. Sono contento che ho Ken e almeno si espelle, almeno in panchina mi va a controbilanciare sta roba. Almeno il karma positivo e il karma negativo si danno una mano l'un l'altro. Invece, ma guarda te, e Vecino ci ho detto, ma sì, ma tanto che cazzo. Ragazzi, Ken l'espulsione l'ha fatto palesemente per dire ad Allegri: perché mi metti negli ultimi 3 minuti? Dai, l'ha fatto apposta. voglio sognare, spero che sia questo il motivo. Ma io sinceramente non ho capito quel gesto, cioè, alla fine sei lì, allora posso capire il giramento di coglioni. Perché non ti fa entrare? Dico, ok, vabbè, però cioè, che cazzo serve? No, ovviamente fa una cagata, però vabbè, io mi metto anche nei suoi panni. Cioè, questo lo sapete pure voi, Ken è il miglior attaccante per statistica della Juve. Cioè, nel senso, sì. Tra partite giocate e gol fatti è il migliore. Sì, migliore rapporto, sì. E vabbè, torna Vlahovic, gioca Vlahovic giustamente perché è stato pagato quello che è stato pagato, poi vabbè, Vlahovic è più forte, solo che secondo me non è messo nelle condizioni, e stai perdendo 1-0, ti aspetti che invece che mettere, non lo so, Paredes mentre stai perdendo, metti un attaccante, intanto non hai nulla da perdere per l'appunto. E poi c'è Mancini che è uno stronzo, ragazzi. Cioè, Mancini è uno che ti tartassa le scatole tutta la partita. È uno che parla con l'arbitro, rompe le scatole degli attaccanti. Quindi alla prima occasione, secondo me, non ce la faceva più, le ha tirato un calcio. Io un po' goduto da quel calcio, perché a me Mancini sta... sta antipaticissimo. Sì, mi sta... Diciamo che per romperlo fino a maggio, mi ha dato un calcetto, gli ha dato. Poteva... Poteva andarci giù pesante, sì. Allora, intanto un saluto da parte di Sira, sia a me che a voi, che doveva esserci, ma ciao, più tardi il lavoro. Ciao, ho caso da poco. Grazie mille, Sir, ciao caro. E il gesto di Ken, allora, da un lato capisco il giramento di coglioni, come hai detto tu ieri, che cazzo... C'è un attaccante che potrebbe, non dico cambiare la partita, però mai da un incipit, un qualcosa in più, una scelta tecnica, che cazzo ne so,
alla squadra, mi metti dentro che è l'88esimo, 89esimo quasi. Sì. Poi concordo sempre, come dite sempre tu, riguardo Mancini che è andato lì a rompere i coglioni, perché c'è stato proprio il gesto che Ken era a terra e c'era ancora Mancini che lo teneva. Mm-hmm. Sì. Prima che mi sarei alzato, io che cazzo vuoi? Cioè, no, ma tutto l'ambiente della Roma, cioè, a un certo punto non mi ricordo cos'era, fallo su Matic. Cioè, si è visto una scena dove si alza tutta la panchina della Roma insieme, imbarazzante, non so se l'avete vista. Sì, sì. Era sì, verso sì, la fine. Sì, sì, adesso mi fa venire in mente, sì. Cioè, ma lì l'arbitro, là, il quarto arbitro, l'arbitro anche in campo, ma spendili, cioè, bisogna spenderli tutti. Non si può far sì che tutti si alzino e si agitano, cioè. Comunque la Roma fa delle pressioni sull'arbitro incredibili. Sì. Ma lì proprio, cioè, insomma, è proprio una questione della scuola di Mourinho, cioè andare a rompere sì, il cazzo, sempre a rompere i coglioni. Cioè, ma non doveva essere allora squalificato a proposito? È stata ritirata la squalifica. Gli hanno tolta. Sì, perché si è messo a piangere. No, perché potevo andare contro la Juve. No, ma perché si è scoperto che l'arbitro, cioè il quarto uomo lì, l'aveva insultato per quello. Cioè l'aveva insultato, gli ha detto sei, cos'è che gli ha detto? Torna a casa, non mi ricordo, gli ha detto una roba simile. Sì. Infatti Cavendish ci dice la reazione ci sta, ma non gli ha detto di picchiare la gente, vediamo, gli ha tirato un calcio, cioè. No, Mancini va bene, fidatevi, a Mancini va bene, gli fa bene. È valido, cioè, è tipo sì con piccola asterisco sopra. Allora, per me quelli che vanno falciati sono Mancini, Locatelli. Ah, ragazzi, Locatelli, mamma, io se fossi un giocatore mi trovo davanti a Locatelli, veramente lo falcio, cioè di un'antipatia. Ma è che antipatico. Poi Tonali, minchia, Tonali è pure lui da ammazzare. Ovviamente in senso sportivo, non intendo. Sì, sì, signor Twitch, o signora Twitch, vede lei. Esatto. Ah, questi tre comunque sono da falciare. Quadrado. Ah, anche sì, un po' sì, è vero, anche lui. Ecco, ma Quadrado gli fai una spintarella e va a terra, invece gli altri restano su. Per rotolare. Ma voi lo sapete che... Voi lo sapete perché Mancini ha scelto la 23? No. Perché lui è un idolo di Materazzi. Ma dai. Adesso. Sì. Bene, meglio. Cioè, capito di cosa stiamo parlando? Ah, a proposito di giocatori, io ho sempre pensato, io in campo, la prima cosa, qualunque cosa contro l'epoca Real Madrid, la prima cosa che avrei fatto, entrata a piedi uniti sul ginocchio di Ramos. No, di Pepe. Di Pepe. Beh, sì perché Ramos e Pepe vanno a braccetto su sta roba qua. Lo vedi, è entrata a piedi uniti sul ginocchio. Mamma mia. Quando è a terra, proprio saltandogli sopra, danno, cioè, piedi uniti sul ginocchio. Ma tu Lord, sai perché io ho detto Ramos? Perché lui dopo la finale del 2018 ha ammesso di aver detto Ramos. Ramos ha ammesso dopo la finale del 2018 di averlo fatto apposta a far male a Salah. Sì. Cioè, era proprio sua intenzione sì. Farlo infortunare e togliere il giocatore migliore. Mamma mia. Mamma mia. Sono questi due, hanno sempre giocato in questo modo. Sì. Cioè, magari Ramos ha una leggera tecnica, ma Pepe, cazzo, è un macellaio. No, però Pepe sa marcare, cioè, anche adesso che ha 38 anni è ancora titolare al Porto, cioè. Sì, anche in nazionale per il Portogallo, cioè no. Sì. Buonasera Chris. Buonasera. Chris. Ancora 1-0 qua Atalanta. Sì. 1-0, sì, 1-0. Sono della partita Bologna oggi proprio inesistente. Vabbè, ha fatto il suo contro l'Inter, basta, cioè. È il nuovo Bari. Come nel Bari degli anni 90, il Bologna è diventato il nuovo Bari. Ma il Bologna a inizio 2000. Il Bologna, come tante altre squadre, è pericoloso solo in casa. Il Bologna?
Sei qua di Bologna, aspetta. Traversa del Bologna. Traversa del Bologna. È tutta tattica. Vai. Tra l'altro Juric è stato veramente un bastardo con Radonjić. Non so se avete visto. Sì, sì. Non ho capito, Yassir, cosa hai detto, che è un attimo di lag, scusami. Di Radonjić. Ah, volevo dire una cosa a proposito della partita. Ok, adesso ci sono. Di Roma-Juventus, no? Mm. Che a parte il cambio, come cacchio si chiama, che ha messo Paredes, no? Quando io tenevo benissimo Gatti, sì, dicevo Gatti con Pogba e Rabiot e mettevo Kane al posto di Paredes, perché Paredes è entrato in campo per fare danni, ha sbagliato più passaggi lui in 10 minuti che è stato in campo che in Fagioli in tutto il campionato finora. Ma poi entra solo per far male Paredes, anche quello è un altro. No, no, per giocare male, per far male alla propria squadra. Anche. Vabbè, ma Lord, guarda, la cosa incredibile è che tu la scorsa settimana preferisci, come si chiama quel ragazzo? Barranchea, non mi ricordo. Cioè, ha un nome complicato. Barranchena, una cosa del genere, sì. Ha preferito lui che Paredes. Cioè, a sto punto, se hai messo la croce sopra a Paredes, basta. Cioè, se sono inutile che lo schieri. Sì. Sì, è inutile. È un giocatore inutile. Dopo, comunque, a parte tutto quello, a parte questa sostituzione, io credo che ieri sera Allegri non abbia sbagliato nulla. È detto da me, guardate che grave. Sì, il suo modo di giocare della Juve è quello, alla fine, non è che glielo puoi cambiare. Il modo di giocare? Il modo di non giocare della Juve è quello. Ah, scusami, è l'acustica, ho capito male. Pensavo di avessi detto modo di giocare. Ma non ha sbagliato niente, io non sono d'accordo. Cioè. No, è perché a parte quella cosa che facevi. A Vlahovic continua a far fatica a toccare palloni. Ieri ha toccato 18 palloni in tutta la partita, ha fatto 2 tiri. Tra l'altro uno fuori e uno centrale in cui lui Patrizio para. Quindi ci sono ancora dei problemi tattici troppo evidenti. Alla fine l'unica azione pericolosa che io reputo seria è stata quella di Rabiot, perché sì, l'altro palo si stavano per fare autogol da soli. No, l'altro l'ha preso Quadrado. Sì, è l'altro Quadrado. Ma su punizione, esatto. Ma sarebbe comunque arrivato Patrizio. Sì. No, non so. Vabbè, no, comunque, cioè, no, la punizione, anche se è un palo, una palla da ferro. Scusa, Giassino, rispondo un attimo ad Angelo. Perché vista frontale, io l'ho vista frontale al rallenti, l'hanno mostrato su Sky, frontale al rallenti a un certo punto. La palla prende il palo ed è più in alto della mano di Rui Patrizio. Di Rui Patrizio. Ma non più in alto di poco, di una buona spanna. Vabbè, comunque, sai cosa secondo me, Lord? Tu dici questo dal mio punto di vista perché ormai ti sei talmente abituato alla merda che quando meno merda ti sembra cioccolata, è solo quello. Cioè, secondo me è questo, no, perché ti faccio notare una cosa. Allora, non posso dire che ieri la Juventus ha giocato come se fosse allenata da Guardiola o da Klopp o da italiano, ecco, per dire uno più dei nostri, questo no, però che col suo modo di non giocare la sconfitta non gli posso dare la colpa della sconfitta a nessun giocatore della Juventus tranne a Paredes. Ma no, nemmeno, perché entra dopo, cioè... Vabbè, sto scherzando, perché alla fine io avevo capito che questa partita andava male
quando vabbè Rabiot palo ci sta, perché cazzo non puoi segnare con una mezz'azione che fai, ma certo. Quando ho visto il tiro della Roma da casa sua, uno mettere la palla all'angolino basso, io prima di impatto ho detto minchia di, ho pensato minchia di Bala, Pellegrini, chi cazzo è. Quando ho sentito Mancini ho detto cazzo, sta partita l'abbia persa, perché se Mancini prova altre 2 miliardi di volte quel tiro, sì, prendo no, che sta, forte, sta allenando al Bernabeu. No, no, che poi c'è, cioè, di occasioni effettive la Roma e te la capisci. Poi i due gli altri pali, mi hanno dato la conferma. Guarda, posso farvi notare una cosa? Ti faccio un esempio per farti capire quello che penso di ieri, poi, perché credo che la Juve comunque non ha giocato bene. Perché ieri la Roma ti ha detto, no, senti, no, sai cosa? Sì, vai, vai. La Roma ti ha detto ieri, fa di me quello che vuoi. Praticamente. Un po' come, non so, il Milan contro l'Inter. No, cioè abbiamo già visto partite così. Sì. E se tu in una partita del genere le uniche occasioni sono un calcio di punizione di Cuadrado, un colpo di testa di Rabiot, cioè il problema è tuo, perché io sono sicuro che se il Napoli o l'Inter o la Lazio, ma la Lazio, non sto parlando neanche di Nabig, infatti tra l'altro questa settimana c'è il derby se non sbaglio, no, se la vogliamo così con la Lazio allenata da Sarri le prende. La domanda da porsi è questa. E la prossima Madonna suolo. Ah, Inter Juve pure. Ok. Mamma, qua partono a buffo, ragazzi. Quello è perso, raga, quello è perso ovviamente. La partono gli esoneri. Mamma mia, mi è venuto già mal di pancia. No, comunque, se tu non vinci, se tu non domini queste partite, non le puoi mai dominare, secondo me. No, ma la Juventus non è nata per dominare. Domani era dominante, per quanto mi stia sui coglioni dopo quello che ha fatto, era dominante la Juventus di Conte, che ti pressava nella tua area di rigore. Era dominante la Juventus di Sarri, ma... Anche quella di, guarda, ti dico, anche i primi due anni di Allegri, cioè anche 2015-2016, era una squadra che non è che aveva paura di offendere, però. Sì, però cioè, non bisogna entrare con la concezione, andiamo là e tentiamo di vincerla. Cioè, neanche giochiamo per vincere, tentiamo di vincerla. Sì, sì. Sapevi benissimo. Che la Roma, vabbè, era vincente per quanto riguarda Europa League, anche tu sei stato vincente in Europa League, sapevi che dovevi recuperare punti perché 15 punti di penalizzazione, quant'altro, bla bla, eccetera eccetera, ok, andavi in uno stadio difficile perché lì sono 80.000 che ti fischiano contro, una bolgia, e vai lì come ho detto, vediamo oggi come va e chissà cosa succede. Bravo. Porca puttana. E dopo ci chiediamo come mai la Juve perde due volte contro il Monza. Ma infatti tu non sai mai come andrà. Cioè tu puoi passare a giocare la partita perfetta come contro l'Inter, a passare a perdere contro l'Empoli. Cioè, non lo sai mai come andrà. Oppure fai una delle, penso, prestazioni migliori della Juventus di quest'anno nel derby col Torino, che penso sia stata una delle migliori prestazioni della Juventus, anche partite penso sia stata una delle migliori della Serie A di quest'anno da vedere, e dopo stessi giocatori in campo, nessuno che vuole fare un cazzo. È stato così ieri, è inutile che ci giriamo attorno, nessuno vuole fare un cazzo ieri. C'erano stati due o tre lampi quelli di Rabiot, come avete detto prima, però un'occasione in 90 minuti, il resto è stato un palio. Tra l'altro mi sono scordato di dire una cosa, cioè la Roma fino al settantesimo, sì, diciamo fino al gol di Mancini, ha giocato senza attaccanti. Sì, sì. Aveva Wijnaldum in attacco, in centrocampista. Esatto.
è perché ha sbagliato anche un stop nel primo tempo. C'era troppo palle in attacco, basta. Sì, che oltretutto Dybala non è neanche un attaccante. È altra cosa. Esatto. Infatti ha fatto estrema fatica. Infatti. E dopo ci domandiamo come mai abbiamo speso 70 milioni per Vlahovic. Uno dei pochi che tenta di salvare la baracca è Kostic. No, ma guarda, io sono d'accordo con Lord. Ieri cioè, io non ho visto questa mancanza di impegno. Io ho visto una mancanza di idee, quello sì. Però i giocatori, secondo me, si stanno impegnando. Esatto, mancanza di idee. La voglia c'è, però è l'idea che manca. E forse pure sapete che cos'è. Non è tanto la voglia che manca. È quella piccola iniezione di fiducia. Quando tu sei in fiducia, anche le giocate difficili ti riescono facili. Sì, la consapevolezza della propria forza. Anche, sì. La Juventus attualmente, i giocatori sono esseri umani. Ci pensano sempre meno 15, ma noi se non eravamo meno 15 dove eravamo? Ci pensi. E se ora ce ne danno altri 5? E se ora potrebbero cacciarceli, potrebbero mettere... Ce l'hai quel pensiero? I giocatori non è che non li leggono i giornali, non guardano le notizie che arrivino e che arrivano. E sono esseri umani. L'impegno ce lo mettono. Però hanno la consapevolezza che non sanno questo impegno che cosa porta. No. Sì, ma lì allora, cioè, se c'è un momento di difficoltà, cioè ci dovrebbe essere una persona che prende in mano tutti quanti i guidi. Cioè, dovrebbe essere o un capitano o un allenatore. Ecco, tu allora c'è un problema di poco. Vabbè, però io non la smetto di vedere la penalizzazione. L'allenatore c'è merdaccia e come capitano c'è merdaccia 2 la vendetta. Perché non è un capitano né un allenatore. Allora, un parassita. Non è né Chiellini, uomo da spogliatoio, non è Buffon più. Questo è dopo. Allora che vedi capitano? No, non c'entra nulla chi è il capitano, non è questione di capitano, quel leader. Hai capito? Io l'unico che vedo leader nella Juventus è quello che la fascia di capitano ce l'aveva nel primo tempo prima che entrasse la merdaccia. Però è un leader, ma non è un leader come poteva essere Buffon e Chiellini, capito? Sì, ho capito cosa vuoi dire. Però non so. Cioè, no... Quindi il leader non ce l'hai. L'allenatore che sa. Però Lord, i problemi sono stati prima. C'erano anche prima delle penalizzazioni. E anche se non fosse stato penalizzato, cioè eri lì con l'Inter, Lazio. Cioè, no, Napoli proprio lasciamolo stare. No, eri lì, però. Secondo me un pochino più di consapevolezza dei mezzi ce l'avevi, no? Ma io li ho sempre visti sfiduciati i giocatori, cioè secondo me non si rendono conto di quanto sono forti. Sì. Proprio ma sfiduciati. Secondo me l'allenatore... Panchina che distrugge ogni partita. Ma infatti anche lui pensa di avere una squadra normale. Secondo me lui in testa pensa questo. Esatto, più o meglio che il cazzo. Sì, bravo. Esatto. C'erano... Oh, c'è stato quel mese lì che la Juve ha perso partite, cioè ha perso col Monza, squadra del genere. Ma cade, sì. Cioè, anche lì vuol dire che, come hai detto tu, Yassir, che concordo in pieno, il problema è da prima. Cioè, i 15 punti tolti è solo una parte, ma è una conseguenza di ciò. È un altro discorso. Sì, non è che non hanno mai avuto consapevolezza di loro stessi. Sì. Che poi non è possibile, facendo un esempio stupido, che
contro lo Spezia, per tutto rispetto dello Spezia, hai dovuto mettere dentro Di Maria per fare qualcosa. Di Maria ha cambiato la partita. Cremonese, tutte quelle partite lì ti sei fatto il segno sulla croce. Sì, 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 sì. Cioè, sembrava di andare. È come il discorso delle partite di fine. Cioè, sembrava di vedere le partite del Napoli di qualche anno fa, che con le grandi giocava bene, e dopo con le piccole... Che rischi di perdere, di pareggiare, che dovresti fare un 3-0. Cioè, anche a me gira ancora i coglioni gente che parla del Juve Salernitana, del 3-2 che non è stato dato. Ma porca troia, non è che devi dare... non è che devi star lì a dire il 3-2 perché dovresti dare 3-0 primo tempo. Esatto, come ho detto, perché io quella sera 4-0, ricordi che io l'ho visto, vabbè, ti ricordi che io l'ho detto, ti ricordi che io l'ho detto quel live quella sera, si parlava proprio di Juventus Salernitana, io dissi non me ne fotte un cazzo nel fuorigioco, tu dovevi essere già 3-0 il primo tempo. Non è che Juventus Milan o Juventus Inter, che quel tuo episodio cambia la partita. Io c'ho 2-0 risotto. No, ma capite quello che dico, no? Perché alla fine giocavi con la Salernitana, se ti capita con l'Inter o col Milan, allora dici, beh, già sono forti. E poi è una partita equilibrata, tutto quello che è, succede sta cosa, allora sì. Ma non con la Salernitana. No, no, no. No, non deve essere così, ma proprio, ma già da, cioè, dalla classifica in poi, cioè io da qua in poi dovrebbe essere minimo pensiero tranquillo 3-0 primo tempo, se vuoi, se vuoi avere un ciclo vincente. No, ma anche contro Atalanta e Lazio, cioè. Sì, però... è un po' più difficile, però male to, un 2-1. No, vabbè, devi, sì, sì. Io, secondo me, l'unica squadra con cui puoi perdere è l'Inter. Io dico per le rose. Però l'Inter, appunto, è un'altra squadra che non si sa mai. Quest'anno il Napoli. No, il Napoli, non, come ha detto Lord, è un altro, cioè, sta facendo un altro campionato. Cioè, il Napoli è già entrato nella Superlega prima che venga creata. Cazzo. Per la logica della Superlega non dovrebbe esserci il Napoli. Attenzione. Sì, per come è stata impostata. C'è Juve, Milan, Inter, no? Cosa che c'era? Sì, Juve, Milan, Inter, esatto. Sì. Ma la storia della Superlega, ho sentito poco tempo fa che dovrebbero riprenderla, o sbaglio io? La stanno già riprendendo, sì. Dovrebbe arrivare entro la fine della primavera il verdetto della corte per dire se è valida o no il fatto del monopolio della UEFA, quelle cose là. E poi vedranno che fare. È fattibile come cosa? O? No, perché già l'avvocato si è espresso a dicembre, l'avvocato della Corte Europea ha detto che no, quindi poi la Corte Europea al 90% c'è sempre della parere dell'avvocato. Ma scusatemi, adesso magari non c'entra niente sulla realizzazione, però quando era uscita la notizia dei club associati, sì, cioè, ricordate delle rivolte? Mamma mia, ci sono state. Sì, quindi, ma non lo faranno più la Superlega, è fallita. Che poi il concetto di Superlega è tipo simile come fanno nell'NBA, tipo. Guarda, io quando mi dicono che è simile all'NBA, cioè faccio così perché... Perché comunque l'NBA comprende squadre tutte americane, praticamente. Cioè, sono dello stesso stato. È un campionato super. Sì. Cioè, è una Serie A, ovviamente tutti i campioni vanno lì perché è la patria del basket. Certo, però certo. Questa è una cosa ben diversa perché è una cosa che vuoi fare a livello di continente, no? Cioè a livello europeo. Sì. Fare un campionato modalità Champions League, cioè le top, sì, top squadre. No, vediamo come andrà a finire questa storia, che sono curioso di vedere se è fattibile o non è fattibile, se verrà fatto, se non verrà fatto, però dubito.
c'è sempre qualcuno che dice vabbè no perché il calcio bla 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 bla. Io sono tra quelli. Intanto vi informo che la Juventus ha avviato una partnership per fare la Juventus Beer. Con cosa? C'è la birra, la birra. Juventus sta per essere messa in circolazione. Incredibile. Wow. Ma come il DJ dello stadio, top innovazione. Quando avevano chiamato Salmo. Mamma mia. Cioè pur di avere gli tifosi hanno chiamato i DJ. Come mi informo per birra Juve, se tutto vero, a fine aprile va la Juventus Beer. Ma a proposito, una cosa, no? Adesso si vocifera, ho visto che molti dicono che il CONI alla fine darà ragione alla Juve perché la sentenza è scritta male. E, quindi facciamo una cosa fantasiosa, no? Facciamo finta che la Juve sta a 50 a tutti gli effetti. No, ma non gli darà... In questo momento. 50. Quello che penso io che si dice che accetteranno con rinvio, quindi ridurranno. Sì, penso perché sono troppe scherze. Per quale problema? Che il CONI si appiglierà al fatto dei punti sproporzionati, perché tu non puoi dare 15 punti. Non puoi dare 15 punti alla Juventus quando hai dato i 5 al Chievo che faceva plusvalente con giocatori inesistenti. Cioè, capisci che chi è più grave ed è un terzo della Juve? È proporzionato il fatto. Allora, io da quello che so, il CONI può solo confermare o annullare la sentenza. Fine. Perché il CONI analizza la procedura della sentenza. Può annullarla. Sai che può fare? Può annullare con rinvio. Quindi annullare la sentenza, rinviare la palla alla Corte di Federale che modificherà la sentenza a favore della Juventus. Questo può fare pure. Però mettiamo che alla Juventus vengano ridati a tutti gli effetti 15 punti, no? Cioè, secondo me una stagione con la Juve, non lo so, tra il secondo e il terzo posto. Cioè, poi non è detto perché poi la Lazio sta crescendo, la Roma sta andando avanti. Vabbè, le solite cazzate. Con un secondo o terzo posto, sì. Mettiamo che esci dalla Coppa Italia ed esci dall'Europa League, quindi non vinci nulla anche quest'anno. Sì. Secondo voi la società conferma tutto o cambia radicalmente e si fa bastare l'accesso in Champions? Allora, io da quello che so, da fonte diciamo interna a Continassa, con qualunque sia il risultato, vittoria Europa League, vittoria Coppa Italia, retrocessione, tutte cose, qualunque sia il risultato, Allegri è già fuori. Ma chi è che arriva? Okay. E come mai? In teoria, dato che Zidane dovrebbe andare in Francia perché il presidente si è dimesso e quindi Zidane a campo libero, la Juve avrebbe contato De Zerbi col Brighton praticamente. Ma io ho sentito voci che De Zerbi dovrebbe prendere il posto di Potter al Chelsea. Sì, anch'io ho sentito questa cosa oggi, tra l'altro. Infatti adesso ho detto De Zerbi. Infatti che De Zerbi era lì per venire alla Juventus poco tempo fa. Infatti ho aspettato prima di andare a Brighton, ho detto, bah, non si sa mai. E invece ho parlato al Brighton. Sì, se ne parlava post Monza, quando ci sono state quelle due settimane di pausa. Esatto. E dopo è andato, vabbè, è andato a Brighton, adesso c'è questa voce che dove andare al Chelsea al posto di Potter e, boh. E quindi De Zerbi ma non manca anni di contratto soldi, da pagare ad Allegri, scusa no, quindi? Allegri c'è 2 più 2 però, che se Allegri non si dovesse qualificare in Champions, cioè, se Allegri non dovesse vincere niente nemmeno quest'anno, non si rinnoverebbe il contratto perché sarebbe un 2 più 2, dicono. Ah, ok. Sì, è un 2 più 2. Ah, ok. Io per questo ho fatto l'ipotesi di non... Però cioè, ci credo poco perché non è confermato. Sì, ma ora che... Sai cos'è la cosa strana? Che del contratto della Juve... della Juve, scusami. Del contratto di Allegri non si sanno certe cose, ma non ho capito mai il perché. Cioè... Cioè, non si sa se è un contratto quadriennale o 2 più 2. Cioè, ci sono delle cose non confermate, ma nemmeno sulla cifra. Cioè, non si sa la cifra precisa che prende Allegri, annuale. Si vocifera tra i 7 e 9 milioni. Circa, sì, basta. Dovrebbe essere il più pagato, uno dei più pagati della Serie A. Sì. Non è un esempio, no?
Alessandro, nessuno sapeva fino a fine un mese fa che c'era il fatto delle 40 presenze per rinnovarlo, nessuno lo sapeva. Esatto. Che fortuna. Li ha fatti. Ha fatto 40 presenze? Dio santo, che bello! Mancano poche, ma comunque verrà rinnovato anche senza le presenze. Ma come si fa a rinnovarlo con queste prestazioni? Non capisco. Sulla base di cosa? No. Sulla base della simpatia. Sì, cioè. Così, ma mancava gente. Sì, l'unico che se ne va è Quadrado. Quadrado e anche Rabiot perché non rinnova teoricamente. No, per dire, ragazzi, l'anno scorso, non so se lo sapete, l'anno scorso De Sciglio, anche lui era in scadenza, è stato rinnovato fino al 2025, a fine anno. Che figata. No, wow. Che figata. Che l'anno scorso, Lord. Cioè verso fine stagione è stato rinnovato fino al 2025. Sì. Infatti, sì. Segue la pagina della Juventus su Instagram, avevo messo la foto, un prolungamento fino al 2022. Olè, che bello! Piscino, yahoo! E vai! Potevi perderla a zero, invece era niente. Mamma mia. Sì. A proposito di calciomercato. Poi, un altro che... Dimmi, Angelo. Sì? No, dimmi pure, dopo di cui vabbè, rientrano Rovella e Cambiaso. Ah, è vero. Rovella sarà un bel... Rovella e Cambiaso. Rovella sarà un bel rinforzo. Ah, Rovella, sì, bravo quello di cazzo. Sì. No, ma cosa rimane? A proposito, ultime voci dicono che Di Maria rimane un altro anno, vuole allungare un altro anno. Maria, da quello che so, è quasi fatta. Ci stanno discutendo perché c'è Vlahovic che sta spingendo molto anche sul fallo restare. No, ma pare che sembra che la moglie si trovi bene a Torino. No, dice che poi la moglie, i figli, la famiglia in generale si trova benissimo a Torino. Ecco, ho sentito che c'era Vlahovic. Ma una cosa, ragazzi, ma Paredes, se non sbaglio, è diritto di riscatto, giusto? Sì, è preso diritto di riscatto. La Juve non riscatta, deve dare 2 milioni di euro a Paris Saint-Germain. Quant'è il riscatto? Gliene do io 2. 22. Io metto la benzina. Ragazzi, quanto sarebbe figo se Allegri spinge per il riscatto. No, l'ha già fatto fuori. Ti prego, dai. No, io allora... Vai. No, solo non bisogna avere la memoria corta perché io mi ricordo che c'erano tutti i giornali in Italia che tartassavano le scatole dicendo... alla Juve serve un regista, Paredes è perfetto, e adesso è diventato un bidone per tutti. Mamma. Ma io non l'ho mai voluto, perché è un mediocre, sempre stato un mediocre Paredes. Cioè, io... No. Guarda, no... Speravo che Allegri facesse giocare Fagioli come sta facendo adesso. Infatti darei carta bianca a lui, che tenesse anche Rovella, perché ho visto... Tra l'altro Rovella fa il regista? Com'è? Rovella gioca davanti alla Rovella difesa. Quindi... Sì, no, ok, però io darei carta bianca piuttosto a 4-5 giovani, piuttosto che prendermi un Paredes che è in panchina del Paris Saint-Germain. Sì. Hai Fagioli e Rovella che hanno tra... Fagioli ha 23 anni, 24. Rovella ne ha 20, 21. Cazzo, metti loro. C'è anche Locatelli che ne ha 25 quest'anno. Metti loro tre, fai girare loro tre. Vabbè, o metti Rabiot. Poi c'è Miretti, come ti torna. Poi c'è Miretti, anche Miretti che deve riprendersi adesso. Cioè, perché non prenderci? Perché bisogna prenderci i nomi di squadre grosse che fanno i portaborracce? Perché la teoria dell'allenatore, l'esperienza. Ma c'è quell'altro ragazzino che è un incontrista, che è entrato, è buono. Killing Junior? No, quel ragazzo che ha giocato l'altra partita. Ah, Barrancea? Sì, quello lì. Boh, proviamoci, che cazzo c'è?
Chiesa non è nemmeno vecchio, è un ragazzo pure Chiesa, è Vlahovic pure giovane, ragazzi ce n'hai. Vlahovic è del 2000. Sì, sì, ragazzi. Ho scoperto una cosa. Se scrivo spiazze da giapponese e qui traduco in italiano, mi esce spezia. Buono. Che figata, questa news alle 23:02. Io pensavo che tu scrivevi spiazze, lo scrivevi in cinese, poi da cinese lo, da... Allora fai una cosa, dal cinese hai detto che l'hai fatto. Io credevo che usciva Inzaghi. Pensavo la faccia sua proprio direttamente io. Mi spiace. Spiazze, vabbè, spiazze. Ma signori, che dite se facciamo un paio di pronostici visto che c'è la Champions League? Sì, vai, vai. E c'è anche l'Europa. Sì. Andiamo in ordine, facciamo la Champions League. Che forte. E l'Europa League. E poi l'Europa, e dopo facciamo la Serie A. La Serie A. E poi la Serie B. E poi la Serie C. Sì, e Lega Pro. Che il Vicenza ha battuto la Juventus Under 23. Grande Vicenza. Ah, è vero. Tra l'altro allo stadio, cioè allo Juventus Stadium. Allo stadium dopo c'è il ritorno al Menti, qua a Vicenza. Vai. Allora, Magnana... Allora, devi andare là, al Menti, andare dall'allenatore della Juventus e gridargli... Sei uno scarso, Ronaldo ti passava lo pallone dietro le orecchie, sei uno scarso, scarsone, era un macellaio, vedi che ti dice. Io mi sono da lì e falli, ragazzi, l'allenatore del 23, l'allenatore del 23 ti picca. Sì, lo so. Intanto saluto Brasil, ciao Brasil, ciao caro. Oh, buonasera. Ciao Brasil. Allora, ragazzi, cominciamo con domani. Senna. Dimmi tutto, caro. Potrei avere una curiosità su un altro del Friburgo? È fascista. Posso dirtela? Ma no, dimmi tutto quello. No, non è fascista. Non lo so se è fascista. È che praticamente questo qua ha passato, diciamo, la sua carriera da calciatore da 83 a 95 tra le due squadre di Friburgo, quindi Friburgo e Friburger, e sta nello staff tecnico del Friburgo, prima come giovanili, poi assistente come allenatore dal 95. Cioè, quindi è nato lì? No, non è nato a Friburgo, però sta lì. È nato dal 95 al 2006 le giovanili, dal 2006 al 2011 è stato l'assistente, quindi diciamo un vice più o meno, dal 2011 è allenatore del Friburgo, quindi allenatore ufficiale da 12 anni, però sta lì nello staff da ben 7 anni, 28 anni. Vabbè, è come Allegri, che era una vecchia gloria della Juve. Sì, o proprio come Sir Alex Ferguson praticamente. Mamma, ragazzi, ricordate quando Allegri giocava la Juve? Pure quello dell'Arsenal, Wenger, quanto è rimasto all'Arsenal? Beh, 20 anni di più forse. 20 anni, 20 anni una Premier League vinta. Wow. E una finale Champions? Persa. La finale Champions? Persa in Champions con Barcellona. Persa, sì. Mamma mia. Che stavano in vantaggio, poi il Barcellona rimontò in 5 minuti al 60esimo, tipo. C'è quella scena iconica in cui c'è Harry, vabbè, quasi a fine carriera, che è sul calcio d'angolo che sta ansimando perché non ce la fa più. Comunque, allora io direi facciamo quelle di oggi e domani, quelle settimana prossima noi facciamo la prossima. Sì, e poi facciamo anche la Conference Europa League. Ma che cazzo? Allora, l'Europa League, ok, la Conference, il cazzo. No, la Conference, essendo sempre italiana, intendo la Conference. La Conference la guardo finché aspetto l'acqua della pasta che salga. No, ma intendo sempre italiana, capisci? Dopo guardiamo che la Conference. Vaffanculo. No, intendo sempre Fiorentina e Lazio, ovviamente. Non altre squadre di mezzo. Dopo guardiamo che loro. Sì, sì, sì.
c'ho già in conto comunque di guardarlo, infatti ho già, già pronto anche l'altra scheda. Allora, iniziamo mañana, ore 21.00. C'è il Borussia Dortmund, ricordo che c'è vantaggio del Borussia, l'1-0 in casa. Voi che dite? Quindi confermo il passaggio del Borussia. 1-1 e passa il Borussia 2-1. Ok. Vabbè, io dico... Allora, io dico Chelsea perché è l'unica competizione che si può ancora giocare seriamente. E in più il Borussia Dortmund quest'anno ha l'opportunità forse storica, cioè nel senso che probabilmente sarà irripetibile nei prossimi anni, cioè quello di contendersi il titolo nella Bundesliga, visto che stanno a pari merito con il Bayern. Non lo so, Chelsea secondo me darà tutto. Cioè, per loro sta partita, anche per Potter, cioè Potter se non vince contro il Borussia Dortmund, per me il 90% viene esonerato. Ciao. Sì. Vabbè, io dico Chelsea 2-0. Allora, pensavo anche io la stessa cosa, guardo come ho detto io sì, l'ultima parte del Chelsea, che cioè si gioca tutto sia per il campionato. Per il campionato ormai ciao, perché c'è l'Arsenal e sì, Manchester City che sono lì, che anzi l'Arsenal è più 5, più 4, cosa del genere. Più 5. E la Champions League è quello, perché dopo ho fatto un calcio mercato della Madonna e fanno fatica a vincere, cioè è questo che puoi portare a casa, quindi... Io sono d'accordo con l'idea di Yassir che passa il Chelsea. 2-0 non so, ormai un 3-1, cosa del genere, però sì, due gol di scarto. Passati, via. Io più che altro non confido nel Chelsea, perché hanno fatto a febbraio 3 mise di gol. E quello è il fatto. Sì. Quindi per me fatto... più di un gol non lo fanno, per me, più di un gol non lo fanno. Dov'è che la fanno vedere questo? Su Prime? Su canale 5, domani sì. Domani sera fanno vedere questo, non c'è quasi quasi la guardo. Cosa fanno vedere su Prime? Fanno vedere qualche partita. Mi sa che sta il Milan su Prime, Milan. Domani? No, mercoledì. Dopo domani. No, mercoledì. Quasi quasi me la guardo il Milan, perché ce l'ho Prime, quasi quasi lo guardo. Tanto Benfica Bruges, non so chi se la guarda, cioè, non so se esiste qualche persona che la guarda. No, ma tanto Benfica fa altri 3 in casa, 5-0 e passa. No, Yassir, oltre alla domanda chi se la guarda è chi cazzo decide di trasmetterla. Esatto. No, sarebbe stato molto più interessante vederla se il Bruges avesse vinto 1-0 in casa. Sì. 1-0, 2-0, però così è quasi incommentabile. No, sarà una partita brutta, tipo 1-0 e basta, o 0-0 proprio. Che poi pure il Benfica si sta giocando il titolo, pure loro, quindi... No, insomma, me sarà... Si stanno a più 5, quindi l'hanno praticamente vinto. Sì. Insomma, è partita brutta Benfica con Bruges. Cioè, se volete prendere il sonno, guardate quella. Beh, per figa domani proprio prendi il Bruce, fa il pallotto e le mette boom 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 3-0 domani. Sì. Mercoledì ore 21.00. Beh, una delle partite penso più importanti, più belle della Champions League. Non parlo di Tottenham Milan, ma parlo di Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Per me 2-1, 3-1 totale. Vince il Bayern. Sì, manca totale. Per chi non lo sa, lo dico, mancano sia Neymar e teoricamente anche Hakimi. Ma Neymar è ancora fuori. Beh, Hakimi per il fatto del corso, no? Dello scandalo. Sì, Hakimi per motivi personali e Neymar perché finito sta giù. E Neymar, sì, quello so che si è infortunato la caviglia, quello l'ho visto. Ah, che poi tra parentesi, sono due cose che vorrei dire una cosa, no? E poi torniamo. Sì, vai. Solo che purtroppo dirlo ora vuol dire che la live continua per altre 2 ore. Allora. Oddio. Vabbè, vado a mettere il caffè. No, veloce, dai. No, per quello che direte. Allora, settimana scorsa, quando è uscito la questione Hakimi,
ero su Sport Mediaset e sento la questione di me. Scandalo del Paris Saint Germain, Hakimi e tutte queste belle cose, belle per modo di dire, queste brutte cose, fanno indagato come è successo tempo fa a Dani Alves, che è stato accusato da una ragazza di Barcellona di avere durante una notte a Barcellona approfittato di lei. Dani Alves, famoso per essere ex giocatore. Continuate la frase. Giocatore? Per essere un ex giocatore? Non so cosa intendi. Te lo non... Allora, io ti sto dicendo, continua la frase. Dani Alves. Mm. Ok, credo che lo conosciate un po' tutti. Sì. Famoso. Del Barcellona. Per sì. Ex giocatore? Del Barcellona. La Juventus. No, della Juventus, dove ha giocato un anno. Perché? Perché il giornalista italiano deve buttare un cazzo. Sì, ma è stato giocatore Juventus nel mesozoico. Un anno. Cioè, ma un anno? Sì, sì, no, infatti non so perché abbia detto Juventus. Cioè, la prima cosa che mi viene in mente Dani Alves è Barcellona. Però... perché in Italia purtroppo bisogna fare sempre. Io serio pensando... Io pensavo a quando se hai fatto il contratto col Barcellona che è andato in infradito. Ah, sì, sì. Mi ricordo. No, all'intervista. Capite la cosa, no? Capite la... Mi faccio un esempio. Sergio Ramos, lo guarderai come un ex giocatore del Paris Saint-Germain o come un giocatore del Real Madrid? Però siccome il giornalista italiano deve mettere sempre in mezzo la Juve a prescindere, vabbè, ma è più clickbait in Italia, è ovvio, cioè. Sì. Però una cosa cioè vabbè, no, forse è un discorso troppo ampio, non è meglio non affrontarlo in questa live, magari forse ecco quando finisce ne parliamo. Vabbè, no, facciamo il pronostico perché è un discorso comunque passa il Bayern Monaco. Yassir, fatti un appunto e lo teniamo lì. Dopo ne discutiamo. Questo è il Bayern, ok. Yassir? Allora, io sono indeciso perché siccome seguo anche la Liga nella Bundesliga, sì. Il Paris sì, fa brutte prestazioni, però riesce sempre a vincere per diciamo per rabbia, per orgoglio, mettiamola un po' così. E un po' di indole, tipo, un po' di orgoglio, sì. Personale. Ha fatto una partita assurda con Lille, ha vinto all'ultimo, vinta con Nantes 3-2 sul filo del rasoio. Cioè, continuano a mettersi in difficoltà da soli, praticamente, contro squadre 50 volte più scarse. Però sta cosa che anche loro... ci stanno mettendo a cattiveria e rabbia, non saprei come leggerla, qua è veramente difficile. Però pure anche il Bayern è in calo, ragazzi. Io non so se seguite la Bundes. Sì, sì, io intanto guardo Bayern, tramite Sport Media, se così che ne parlano, però non sto lì a guardare nel dettaglio, diciamo. Però l'Allianz Arena è anche un po' troppo difficile. Cioè, dico pareggio, ecco, dai, dico pareggio perché non saprei come inquadrarli in questo momento le squadre. Ah, Kimmich passare il Bayern Monaco, cioè passa il Bayern in questo caso. Sì, passa comunque il Bayern. Kimmich, sì, sì. Ragazzi, c'è Kimmich. È convocato. Sì, sì. Ah, è arbitro, okay. Orsato. Poi da Schio. Oh. Orsato figlio di Schia. secondo me, cioè il Bayern è una delle poche squadre che ha la consapevolezza di essere forte in Europa, stile Real Madrid. Sì. È uno step sopra. Real Madrid è forte perché loro sanno di essere forti. Il Bayern Monaco è sulla scia di quella mentalità lì. Io la vedo così. E giocare in casa il Bayern è un altro discorso.
cioè raramente hanno preso imbarcate, soltanto quella volta contro il Real che hanno perso 4-2, cioè 2-4, che saranno rubata, prime più alto, no, no, quella partita, quella partita strarubata, io me la ricordo, due gol in fuori gioco, sì, Vardrib. E quindi io dico che il Bayern vince 2-1, un gol lo prendono, secondo me. Concordo con quello che ho detto Yassir dell'inerzia del Paris Saint-Germain, magari faranno un gol, però a un certo punto ci sarà il strapotere, ma proprio per questione proprio di consapevolezza della forza della squadra in sé. Io lo vedo così col Bayern Monaco. Tanto dimmi, il Milan senza punte giocherà col Tottenham, in teoria dicono. Come? Il Milan dovrebbe giocare senza punte, più li metterà una formazione super difensiva, questo dice. Oddio. Perché Giroud ha la febbre, prendi ha fatto una chiamata da Allegri. Sì, praticamente come Allegri con Barcellona. Mamma mia. A proposito, sempre mercoledì alle 21:00. Tottenham Milan. Dai, allora, 3-0. Passa il Tottenham. Sì, 3-0. Mamma mia. Allora, io ti dico, io avrei detto. Cercate di non accavallarvi, per favore. Sì, sì. Chi va? Quindi... Vai, vai, Angelo, vai. Vado io, va. Io avrei detto 1-2 prima di questa notizia qui del Milan difensivo. Adesso sì, ti dico 0-0. 0-0 e passa il Milan 0-1. Insomma, comunque per me il Milan in ogni caso non verrà eliminato dal Tottenham. Io sono convinto che in ogni caso il Milan non verrà eliminato dal Tottenham. Io invece entro una mia speranza, passa il Milan. La speranza, visto che è una squadra italiana, è che passa il Milan. Un risultato, cioè tipo dici un pareggio anche tu o vittoria del Milan? C'è anche no, credo un pareggio, visto che il Milan non ha attaccanti. Okay. Non so chi sarà il terminale più offensivo del Milan. Diaz non c'è, Giroud alla febbre, a meno che non resuscita lui, Dio Zlatan, non credo lui ad attaccare. Origi non si sa di che morto è morto. Ah, ma gioca ancora? Interessante come news. Bello, non pensavo. Yassir? No, beh, per me vince il Tottenham, perché il Milan, a parte che è in scarsa fiducia adesso, ma non è solo per la sconfitta che è avvenuta contro la Fiorentina, ma ogni volta o è spinta dai tifosi, infatti tutte le vittorie che stanno facendo ultimamente sono in casa. Sì. E quindi loro sono presi dall'adrenalina, vanno lì e aggrediscono gli avversari. Infatti il Milan vince solo quando fa pressing alto. Se non fa pressing alto, perde. Cazzo, hai ragione. Per me sto gioco qua non lo può fare a Londra, non lo può fare contro il Tottenham da loro, non lo può fare in questo periodo, non lo può fare con la mancanza di alcuni giocatori. Quindi 3-0 Tottenham. Sì. Allora, data la crisi del Milan, che cioè, contro la Fiorentina ha staccato il contatore della luce, quindi boh. L'assenza di attaccanti, o accade come ha detto Yassir, che non cioè ti prendi la tua bastonata sui denti e torni a casa, che può starci, però d'altro canto, per questione di ranking, che l'italiane vadano avanti a me fa sempre solo piacere. Cioè, non sono il tipo il Milan gioca contro il Real Madrid, tutti ti fare Real Madrid, no, se c'è il Milan supporto questa cosa, sono uno dei pochi, penso, tifosi della Juventus o di qualsiasi altra squadra che dà
da manforte. Sperei in un passaggio del Milan, ma ripartita brutta, 1-1, un pareggio. Sperei. Se dopo... Guarda, bisogna anche qua calcolare una cosa. Se vale per il Real Madrid e per il Bayern Monaco, vale anche per il Milan. Bestie da Champions. Ah, animali, beh, sì, da Champions. Loro sì. Loro... E come ho detto prima, c'è il discorso della consapevolezza di essere forti. Cioè, esatto. Qualsiasi altra squadra riguardo l'andata della Champions League, no, nessuno avrebbe mai vinto 5-2 all'Anfield Road. Please. Nessuno avrebbe mai vinto così una partita, ragazzi. Puoi mettere l'errore di Courtois e Alisson, ok, sarebbe finita 1-4. No, infatti non cambia niente, non sono stato influenzato. Sì, sì. Cioè, lì era con la supervivenza del Real Madrid, che sono una squadra forte. Dopo in campionato perdono, vincono, bla bla bla, eccetera, eccetera. Vaffanculo, in Champions League comandano loro ancora. Cioè, se batte il Real Madrid, allora ha possibilità di vincere la Champions League. Però quanto sarebbe bello Liverpool, dopo questa partita pazzesca che ha fatto, si riprende e va lì a fare il 4-0, ciò che non ha fatto la Juve. Però l'ha già fatto una volta, sta remontata contro il Barcellona dopo il 3-0 al Camp Nou, ho vinto 4-0. Però infatti è difficile, cioè, poi al Bernabeu magari un gol o due li fai. No, ma il problema è non subirne, cioè farli li puoi fare, il problema è non subire. Sì, penso che l'unica che sia riuscita a fare qualcosa è stata la Juventus, quella volta del 3-2 in casa, ha vinto 3-0. Il Chelsea. 3-1. Il Chelsea? Sì, basta. Chelsea, basta. Juve, l'Ajax. L'Ajax è passato il turno quella volta. Sì, è passato i quarti, se non sbaglio. No. Erano ottavi, perché poi i quarti contro la Juve. Sì, ecco, mi ero confuso tra gli ottavi e i quarti. Ma comunque, allora, andiamo in Europa. Europa League. Ma che bello, ma che bello. Europa League. Cominciamo giovedì alle 18.45. Sporting Arsenal. Un 1-0 risicato, ma proprio per un bel 1-0 per lo Sporting o 0-1? No, 0-1 per l'Arsenal. 0-1 per l'Arsenal. 2-0 a Sporting. Bella. Per me l'Arsenal esce per lo Sporting. Vabbè, è un campo difficile quello. No, sentito Lord, è timido. No, no, ho detto io, caspita. No, a parte che non sono timido. No, io dico che passa l'Arsenal. Quindi, adesso c'è l'andata. Lo so che c'è l'andata, Giocano a Sporting, la famosa città di Sporting. Secondo me oggi c'è la vittoria del Arsenal per 1-0. O pareggiano, e potrebbe essere anche un pareggio con gol. Ok. Secondo me, yes. Sporting Arsenal potrebbe essere un problema, perché l'Arsenal attesta il campionato. Infatti per me la lascerà l'Europa League molto presto. Io dico un 0-0, partita brutta. Poi 18:45, che cazzo se la guarda sta partita qua, dai. diciamolo, ragazzi, ma anche tutte le altre, cioè, anche aspetta. Beh, io penso di Berlino contro Union SG, sempre 18:45. Sì, sono già cosa? Union San Gilloa verso Union Berlino. Ai gironi si sono affrontati i gironi già, e ha vinto San Gilloa in servo primo. Eh,
Vabbè, l'Union Berlino quest'anno in forma, cioè è terzo in classifica in Bundesliga. Anche se l'ultimo ha fatto un po' schifo. Mi sa che no, è terzo adesso. Ah, è terzo. Ma io dico 1-0 Union Berlino. Me la gioco, me la sento così. 1-0. Guarda che se a ottobre finì all'andata 0-1 per il San Gillois, al ritorno 0-1 per l'Union Berlino. Ah, se sono annullate, cioè come più e meno nella matematica. Sì, ma San Gillo però perse quando era già primo, quindi mi fregavo un cavolo, mi sei a riserve praticamente. Ah, ok. Mi sono sbattuto un po' il cazzo, in poche parole. Ma magari sai com'è, l'Union Berlino ce l'ha qua per la sconfitta. Cioè, potrebbe essere tante cose. Io dico 1-0. E dopo il ritorno si vedrà. Me la gioco così. Io dico 0-0. 0-0. Lord, Yossir? Io credo che l'Union Berlino, e per vincere e passare bisogna vincere in casa. Quindi vedo una vittoria dell'Union Berlino per 2-0. Sì, anch'io. Io 2-0 uguale. 2-0. Bene. Lo scopriremo giovedì sera, verso le 21. Bayer Leverkusen! Ferenvakos. Come cazzo si pronuncia questo nome qua? Vabbè, Ferenvakos. Questo 4-0 Leverkusen. No, poi Leverkusen è passato col Monaco in una maniera incredibile. Cioè, avranno preso tantissima fiducia. Cosa, Angelo? Non ho detto, meritava di passare, infatti Monaco, meritava. Ah sì. Ricordo ancora la frase che disse Lord la scorsa volta, forse anche quella prima mi pare. No. Le tedesche in Europa League sono, cioè in Europa League, in campionato europeo, in Europa, Champions e quant'altro, sono rompicoglioni, rompono il cazzo, danno fastidio. È vero. E 2-0 Bayer Leverkusen. E tra l'altro, visto per curiosità, il Ferencváros ha arrivato primo nel girone, del Monaco, tra l'altro. Ah. Però. Quindi come la Juve, che ha arrivato primo nel girone del Nantes, anche il Leverkusen affrontava prima della vecchia avversaria. Che piccolo il mondo. Una partita alquanto interessante. Sempre 18:45. Roma Real Sociedad. 0-2. Dai ragazzi, con la Roma non è possibile non pronosticare un bel 1-0 brutto. Mancini, magari. Sì, Ibáñez, sta gente qua. Allora, per me la Roma esce contro il Real Sociedad, ma per il ritorno, non per l'andata. Ok. Quindi può anche vincere 1-0, secondo me. 1-0 Mari risicato e Mari 2-0 là. Sì. Io ti dico 0-2 e 0-1 al ritorno per la Roma. Vale, sagra. Quindi la Roma esce 1-2 praticamente. Allora io invece la Roma passa e credo che la Roma passi, almeno ci spero, sempre italiana, è un 1-2-0 in casa lo parlo. Ok, quello è perché ha comprato quel giocatore nuovo Culigno, sì. Un nuovo giocatore brasiliano, sì. Traversinho, Paligno, tutti due. E tutta la stessa famiglia. Ok, io dico che la Roma, essendo sempre stata una piazza calda,
filare di entusiasmo dopo la vittoria contro la Juventus. 2-0 vince per il ritorno. Per ritorno aspetto, intanto metto in sospeso, punto di domanda al ritorno. Intanto vince l'andata 2-0 e per la gioia di Angelo, doppietta di Balia, segnatelo. No, ok, me lo segno. Ora 21, Shakhtar Donetsk, Feyenoord. Lo schifo sta partita. Una di quelle partite che faranno la storia del calcio. Mi sa che mi spero di non guardare. No, mi guarderò la Juve perché tanto. No, che devi guardare. Io dico ho una. No, purtroppo lo Shakhtar Donetsk lo sapete. Cosa? Io sì, non l'ho sentito, scusami. No, mi sa che sto laggando, mi sentite? Mi sa che sì, mi sento in ritardo. Forse no, sento il io mi sa che mi sento dopo, sì. Comunque, cioè per me lo Shakhtar, non lo so ragazzi, non so se lo sapete, ma lo Shakhtar ha i suoi problemi, essendo una squadra ucraina e tutto. Sì. Vabbè. Il Feyenoord è sempre stata una gran squadra. Io quest'anno non le seguo, non so come sono messe sinceramente. Ti consiglio che lo Shakhtar è passato con Rennes grazie a un autogol al 119esimo del Rennes con un tiro in porta dello Shakhtar, che poi hanno fatto gli autogol, hanno fatto i rigori dopo, hanno fatto e poi con lo Shakhtar allora dico, mi fido di te e dico Feyenoord, ma veramente non conosco zero di entrambi. Sì, lo Shakhtar con Rennes meritava di perdere andata e ritorno. Se meriti di perdere contro il Rennes, contro il Feyenoord te le prendi. Ma dico 0-0. 0-0. Vince il Feyenoord. Io ti dico 0-1 andata. Lord? Guarda, una partita proprio strana. Guarda, da questione di bella favola sportiva, spero passi lo Shakhtar per una favola sportiva. Sì, capisco. Quindi 1-0 Shakhtar, anche 2-0 visto che giocano in casa Shakhtar, per mettere al sicuro subito il passaggio del turno. Per la favola sportiva. Sì, capisco. Poi ci spostiamo a Manchester United Betis. United incazzatissimo 2-0, bello cazzuto dopo sto 7-0 subito ieri. Mamma mia. 7-0. Sì, ha perso 7-0 contro il Liverpool. Sì, ma ha preso 4 gol in 20 minuti, una cosa del genere, 25. Sì, ma perché in Inghilterra il calcio è talmente frenetico che veramente basta fare due azioni, tre azioni consecutive e fai gol. Cioè, anch'io dico 3-0. 2-3-0. Ma l'United vince. Anche se il Betis quest'anno è una bella squadra, è terza in Liga. Quinta, però siamo lì. Aspetta. L'ultima volta, aspetta un secondo, perché l'ultima volta l'ho vista. E so la terza. C'è Dante che è terzo. Ah, ok. Ah no, l'Atletico adesso è tornata su. Ah, sì, perché ha pareggiato. Avevo lasciato l'Atletico addirittura fuori dalla zona Champions. Incredibile. Però adesso si sono ripresi. Juventus Friburgo. Dai. No, ti prego, non alzarti e andare via. Resta qua. Resto qua, va bene. Ah, ok, grazie. Dai, 2-0 Juve, dai. È l'unica competizione che possiamo fare.
con la quale puoi qualificarti in Champions, devi andarci un minimo motivato. Me lo auguro anch'io. Poi il Friburgo non so come sia, anche, cioè, conosco veramente poco. C'è un giocatore interessante, però è fattibile. Per il fatto che c'hai qua la partita di ieri con Boccone amaro da mandare giù, e come ha detto Yassir, che è praticamente l'unico modo per andare in Champions League, 3-0 Juventus. Buono, me lo sento. 3-0 e al ritorno si vedrà. Ah, comunque non lo sapevo, ma è quinta il Friburgo. Buono, sì. No, sì. Io ti dico 1-0. Portomuso. Dai. Speriamo di fare un bel 2-0, anzi un bel 3-0, di cacciarci il pensiero e di passare il turno. Speriamo. Oh. Oh, che Dio lo voglia e che Allegri muoia. Non era così. Domani vado in chiesa, accendo una candela, cazzo, per quello che ha detto Lord. Domani ho deciso. Ma per il 3-0 così passiamo, perché che così voglia che Dio, che Allegri muoia. La parte finale forse. No, intanto teniamo il 3-0, dopo vediamo. Facciamo una cosa per gradi, no? Poi facciamo il passo più lungo della gamba, tanto step by step. Ultima partita del giovedì, Siviglia-Fenerbahce. Siviglia, o proprio tranquillo. È in casa, un bel 3-0 pure lui, bello rilassato il Siviglia e via. Non lo so, il Siviglia quest'anno, non so se lo sapete, ma si sta giocando la lotta, cioè sta facendo lotta per la retrocessione. Sì, lo so, però è la solita squadra spagnola che in Europa cambia personalità. Però il Fenerbahce è una gran squadra. Lo so, però sai che cos'è? Le spagnole hanno quella consapevolezza che avevamo una volta noi italiani. E qua Senna ti può raccontare una storia. Ahimè, sto fatto del Siviglia, ma il Siviglia sta rischiando la retrocessione. La consapevolezza di essere forte delle squadre spagnole e delle squadre inglesi li porta ad essere la più forte delle squadre, anche se il Siviglia in campionato non va alla grande. Le squadre si trovano contro, non sono le solite squadre, e dice: beh, io non sto andando bene, sto andando male del mio campionato, ma perché il mio campionato è superiore a quello che stanno giocando loro. No, capito. No, ma allora su quello sono d'accordo. Aspetta, ed è una convinzione che le spagnole ce l'hanno, perché negli ultimi 10 anni, se vai a vedere, su 10 Champions League, 11 le hanno vinte le spagnole. Sì, ma anche l'Europa League. E l'Europa League siamo là. Come negli anni 90 l'Italia, che in Italia hanno vinto Coppa Campioni, Juventus ne ha vinte 3 o 4, il Milan Coppa Campioni, l'altra l'ha vinto la Juve è arrivata a 3 finali, l'altra finale l'ha fatta la Sampdoria e l'ha persa, ma l'italiana era sempre palle là. L'Europa League ex UEFA dell'epoca c'era sempre l'italiana, e anzi 2 finali sono state completamente italiane. No, sì. E la storia che ti voglio raccontare è questa: c'era una volta una squadra in Coppa delle Coppe che in Italia stava retrocedendo. Quell'anno, anche se in Italia stava rischiando la retrocessione, in Coppa delle Coppe è arrivato in semifinale. Sì. Questa squadra aveva come punta di diamante Marcelo Otero Gonzalez, ed era il Vicenza del buon Sen. 2-1 contro il Chelsea al Romeo Menti. Mamma mia, ragazzi, che ha vinto anche la Coppa Italia quell'anno.
Esatto. Speriamo che quest'anno lo vinca la Cremonese. Cazzo, sì, da outsider. E va in Europa. Magari, esatto, in Serie B, in Europa League. Giovedì sera, Europa League. Giovedì sera e sabato, non so come faranno. turnover un cazzo, si gioca sempre. Allora, io direi, diciamo, allora, dai. In conference c'è Lazio AZ Alkmaar che gioca domani alle 18:45. No, veramente vogliamo parlare della conference. Angelo. Ciao. No, ma solo italiane, poi basta. E Fiorentina contro chi è? Corsiva. Sport. Che cazzo di squadra è? Sembra non... Ben Pasquale Luis era l'attaccante. La punta centrale. Sembra i classici nomi è turca. Di squadre di FIFA che non hanno avuto la licenza. Senti a me che ti sto facendo capare una lacrimuccia. Otero era il trequartista, diciamo, il terziero, ma la punta centrale mi pare che era Luiso, giusto? Mi pare di quel sì, Vicenza. Mi pare di sì. Dovrei controllare, adesso mi fai... Dovrei controllare comunque. Dopo post live controllo. Dopo controlliamo. Un Vicenza che fece nascere il mito di Ambrosini. Porca puttana. Dopo era passato anche un giovane Tony. Un giovane Tony, sì. Un giovane Tony. 18enne, 19enne, una cosa del genere. Comunque, Lazio, AZ Alkmaar e Sivasspor Fiorentina. Cazzo, squadra è sta qua. Kill, Cyprus, che? Dai, vincono le italiane. Vincono entrambi, non abbiamo i coglioni. Vincono le italiane, dai. Che cazzo è lo Cyprus Sport? Che cazzo è? A me lo chiedi. Si trova su FIFA. È il dentifricio, ragazzi. Da là la Z. La Z Alkmaar, la Z è un dentifricio. Ah, io pensavo il Sivasspor, ma quei tarocchi che trovi all'Eurospin, tipo. La squadra dell'Eurospin contro la Birra. Ah, come che l'Eurospin hanno la birra con scritto birra. Adesso non so se c'è ancora, dovrei andare. Se la trovo vi mando la foto. Cominciamo venerdì. Serie A. Okay. Spezia Inter. Vince lo Spezia. No, ragazzi, questa è importante perché deve preparare il ritorno per il Porto. Giocheranno seriamente questa partita. Dici? Io però sì, vedo la vittoria dello Spezia, non so perché. No, lo Spezia è già salvo, vero? Sì. No, sta meno 3, sta più 3 la salvezza. Non è salvo la Juve ed è salvo lo Spezia. Lo Spezia è qua a meno 3, sì, dal vero. Pensavo fosse più alto. No, io dico Inter. L'altra volta ho detto no, cioè no, stavolta dico Inter, sì. Lord dice Mi è dato vittoria dello Spezia, non so perché. Te lo senti? Sì, doppietta del Tonzola. Madonna, che forte. Angelo? 0-0. Che meraviglia. un venerdì sarà proprio brutto. Esatto. Il problema dell'Inter è che quando ci sono partite del genere perde. Basta vedere l'ultima contro l'Empoli. Baldanzi ha spento San Siro. sì, ha spento San Siro. C'è Antonio, sì, ha staccato il conto. Bologna. Ma è Bologna, stessa cosa, infatti. Il rischio dell'Inter è che si faccia del male da solo. Spiace, ma ha dovuto fare turnover per la partita di Champions. Gioca Correa. Gioca Correa, non gioca Lautaro. Gioca Lukaku. Non gioca Dzeko, perché Dzeko mi serve. Io dico
0-1 Inter, partita brutta. E se fanno un po' di salvaguardia, turnover per ritorno di Champion. Sicuro. Secondo me è così. 0-1, me la immagino. O al massimo 2-1, magari un gol lo prendono, però vincono. Una cosa del genere. Sabato, ore 15:00, Empoli Udinese. Per me, wow, è il big match di questa giornata. No, il big match è un altro. Ah, tu dici Cremonese Fiorentina? No, c'è d'altro big match. Pensavo dicessi, Lecce Torino. Lecce Torino è il big match, infatti. Che torna anche Baschirotto. Il mitico Baschirotto. Guarda, l'Empoli viene dalla vittoria. Udinese dal pareggio contro l'Atalanta, in casa dell'Atalanta. Sì, però ragazzi, l'Udinese ultimamente per segnare bisogna aspettare un miracolo. Cioè, secondo me c'è un pareggio. Scusate, ho un pareggio o un 1-0 Empoli, Ciccio Caputo. Ciccio segna per me che c'ho il fantacalcio. Su assistito di Satriano, giusto, di Soriano, giusto per me, dai. Angelo, l'assistito lascio, però. Angelo, per te? Empoli Udinese, ti dico 0-0. Ti piace proprio se la giornata della prossima, eh? Proprio la partita, proprio io comincio a dormire d'ora, vedete che spadiglio. Napoli Atalanta sabato ore 18:00, 6-0, porca troia. Partita combattuta, insomma. No, il Napoli vuole dimostrare soprattutto al suo pubblico che non ha abbandonato, non si è rilassato e non si crede arrivato. Okay, che e l'Atalanta sarà il suo capro espiatorio, la capra da ammazzare, per l'agnello sacrificale da portare all'altare di Maradona, okay, ovvero del dio del calcio. Yassir? 3-1, perché spero sempre in un gol di Lukman. Ma chissà come mai. Così è dico... Angelo? 4-2. Comunque tutti i gol del Napoli ad Arrapica, dai 3 ai 4 ai 6. Per forza. Sì. Sì. Anche perché l'Atalanta non è che sta brillando, cioè hai ragione. Io sono tutti rotti, ho perso poi Luca Cubaia, si è rotto. Io dico 2-2, perché l'Atalanta fuori casa è forte, gioca meglio, ha fatto più punti rispetto a quando giocava in casa. 0-0 con Udinese, vabbè, ci può stare, vaffanculo, che ti frego. Però secondo me anche, cioè, con quelle squadre grosse, l'Atalanta, se riesce a ingranare bene, può creare problemi. E magari prende il Napoli in un momento un po' più di defiance. Quindi dico un 2-2. Quindi magari è una partita bella, che ci sono gol, c'è una bella partita da vedere. Dico 2-2. Poi, sabato 20:45, Bologna-Lazio. Vince il Bologna. Vince il Bologna. Io sono d'accordo con Lord, perché il classico delle squadre di Sarri, della Lazio, non delle squadre di Sarri, ma della Lazio. Sì, non farà mai 4 vittorie di fila, quindi Lazio non vince sicuramente. Esatto. Bravo, sì. Angelo. ma voi non è, guarda, non è solo una questione di statistica, che se ha difficoltà, ha difficoltà proprio con queste squadre qui, come l'Inter. Sì, ma forse anche anche peggio, perché
Sì, perché poi ti fa partite che vince 4-0. No, ma sempre allora la Lazio per vincere deve giocare bene, c'è poco da fare. Sì. Deve così, per forza. Perché non è la Juve, non è l'Inter, non è il Napoli. Non c'hai giocatori per fare quella. Sì, ho capito cosa vuoi dire, hai ragione. Io dico pareggio 1-1, to del genere 2-2, ci può anche stare 2-2, sì. Ecco il big match ora. Ecco, adesso andiamo nelle partite, quelle vere della Serie A. Mezzogiorno e mezzo, Lecce Torino. Ritorna mezzogiorno e mezzo, che orario, che mezzogiorno, lunch match. Torna Baschirotto a comandare in difesa. Lecce Torino 0-0. Angelo, puoi dirci un'altra partita che non sia un pareggio? Dai, allora, come Verona Monza 0-0 pure. Allora, come ha detto che stasera vinceva il Torino perché si doveva riprendere dal derby. Qua sì, vedo un bel pareggio tra Lecce e Torino, un bel 1-1, le cose qua classiche. Quindi che non fa male nessuna delle due. Sì, perché comunque Lecce non è in un periodo di crisi da cui si deve riprendere, il Torino è tranquillo. Sì, sì, sono lì a metà classifica, quindi... Yassir, sono te? Anche secondo me, però con 2-2 è un risultato un po' più corposo. Divertente. Sì. Le partite del mezzogiorno sono sempre divertenti. Sì, infatti mi ricordo un Udinese Inter 3-1. Bella domenica. Bella domenica. infatti a mezzogiorno di solito quando giocavo avevamo più o meno l'orario di convocazione, c'è un mio amico interista, è arrivato dentro bestemmiando perché l'Inter 3-1 con l'Udinese, che cazzo è l'Udinese? È stata una bella domenica quella lì, mi sono divertito un sacco. Altro big match, Cremonese Fiorentina 15-0-0. No, vince la Fiorentina. Dai, vince la Fiorentina. No, oh, questo è veramente difficile. Oggi la Cremonese, anche se ha perso, ha giocato bene. O Mario 1-3, Mario un gol lo prendono, però boh, non di più. 2-1, dai. 2-1 tirata. Mamma mia. Colpaccio della Cremonese. Sì, 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 la Fiorentina anche vince di brutto, 2-1, 3-2, queste cose qua. 4-3, belle, quelle partite belle che ti diverti. Cioè, stiamo parlando di Verona Monza, varo? No, di sì, di Verona Monza. Ecco, questa qua penso sia una delle partite cui prenderanno sonno in tanti. Verona Monza. Sì, ma tanto il Monza vincerà. No, vince il Monza. Sì, sì. Sì, io dico 0-2. Idem, sì, 0-2 anch'io. No, vince il mondo. 1-2-0, vince il mondo. Angelo? 0-0. Grazie, Angelo. Un applauso ad Angelo. Questa Serie A. Vabbè, però, in effetti, l'unica partita carina è Napoli-Atalanta, cioè, ragazzi. Poi il resto, sì, veramente. Sì, sì, sì. Roma-Sassuolo, ore 18. 0-0-1. Quindi colpaccio del Sassuolo. 0 Roma. La Roma sarà stanca poi. Sì, 1-0 Roma, impossibile segnarti al Torino a Roma perché c'è Culino un po' in difesa. Ah, 2-0 Dybala fa un gol contro l'altro del Sassuolo, sicuro. C'è Culino in difesa, quindi oh, Pippala ha spaccato il crociato. Oh, no. 2-1, vince la Roma. Insomma, sì. 2-1.
Domenica 20:45 Juventus Sampdoria 4-0. Qua se non si vince 3-4-0 grave. Il primo tempo Sampdoria che non c'ha 10 minuti, non 10 minuti. Ragazzi, tutti quelli forti della Sampdoria tra i gabbiatini sono rotti. 4-0 finisce poi. Il cazzo è che gioca allora? Allora. Hai un nuovo follower intanto. Allora. Sì, infatti. Allora. Juventus o Sampdoria. Mi ricordo, allora, 4-0, 5-0, 7-0, 20-0, 11. Abbiamo cambiato allenatore, non me ne sono reso conto. Vabbè, però devi anche relazionarti alla storia. Ve lo dico io il risultato esatto. 1-0. Vai, è come perdere 1-0. 1-0. 1-0 contro la Samp è veramente triste. Lo so, 1-0. All'andata ha pareggiato 0-0 con la Sampdoria. Sì, da loro. Guarda, però in casa, cioè, io in casa non posso pensare che tipo un Di Maria, un Vlahovic, cioè gente qua non infatti, un Di Maria, un Vlahovic faranno i gol, che sono di, un Vlahovic con l'assist di Di Maria, piuttosto che Chiesa, l'assist a Vlahovic, piuttosto che fa il gol di Chiesa. 1-0. Ma io concordo con l'idea di finisce 1-0, non deve esserci partita. 3-4-0, sono veramente sì, 1-0. Vedremo domenica, anzi vedremo lunedì. Anzi, a proposito di lunedì, 20:45 Milan Salernitana. 2-0. Non di più. Bisogna vedere se 1-1. Bisogna vedere se il Milan recupera gli attaccanti. La Salernitana sì, ultimamente è quadrata, è diventata più quadrata, ha fatto due clean sheet consecutivi e mi pare che nell'ultimo mese ne ha fatti 5 clean sheet. Perché sì, ho pareggiato 0-0, ho vinto 3-0 quella prima. E sono due consecutivi e ha fatto sì. Nell'ultimo mese mi pare che abbia fatto forse 3 clean sheet. Ha perso dopo. Contro il Verona 1-0, sali sopra e qua dopo ho fatto aspetta, qua ha perso contro la Fiorentina sì, scusa, contro la Lazio, poi ha vinto 3-0 contro... qua era già arrivato Paolo Sosa, qua era appena arrivato sì. 3-0 col Monza, 3-0 col Monza e 0-0 con la Sampdoria. Adesso c'è il Milan, che il Milan bisogna vedere cosa... Dai, almeno questa facciamogliela vincere dopo essere stati eliminati dalla Champions. Dico 2-0 Milan comunque. No. Io ripeto, dipende da come arrivano dalla Champions, nel senso se hanno passato e sono carbonizzati o meno, e da aver recuperato o meno gli attaccanti. No, per me in ogni caso vincono, anche se escono, se rimangono. Sì, capisco. Bene, signori, io direi che siamo arrivati anche alla fine. Abbiamo fatto quasi 2 ore, cazzo, cosa mai successo? Sono stati bravissimi. Allora, tanto ringrazio The Punisher 550 per il follow, gentilissimo. Ringrazio voi, i miei ospiti, Angelo, Lord, Yassir. Grazie a te. Grazie a voi per l'invito. Ci sentiremo settimana prossima, se siete disponibili, continueremo a discutere. Spero che ci sia anche Sir, lo auguro, perché visto che è sempre impegnato, mi farebbe piacere anche sentire la sua opinione, che mi ha scritto che era abbastanza arrabbiato questa mattina, quindi c'è un po' qua, riguardo ieri. Io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata. E ci sentiamo alla prossima. Piccola parentesi, c'è un piccolo canale un podcast su Spotify. Io a Spotify seguo, consiglio di seguire il Campercast,
che mi hanno invitato come ospite, mi hanno fatto una breve intervista di un'oretta e mezza, e domani uscirà l'episodio dove ci sono io. Parlo di Twitch, di manga, anime, di rugby anche, e domani sarà disponibile dalla sera, mi pare. Quindi ho messo anche il link su Instagram e quant'altro. Io vi ringrazio, buon proseguimento di serata e buonanotte. E alla prossima. Ciao ciao. Buonanotte a tutti. Ciao.